Torlino, Torlino, Cosa vuoi? ho in linea Taylor Swift. Ho Chi? sulla linea Taylor Swift. Sai com'è? Quando mi ha chiamato stamattina mi ha detto "Hi, I'm Taylor Swift". Mi sono un attimo spiazzato, ho detto "Scusi signora Swift, buongiorno, che cosa vuole?" E mi ha detto che vorrebbe querelare Torlino e mi ha chiesto se abitava qui. Cosa hai fatto con Taylor Swift, Torlino? Insomma, Ma chi? Ma io non so chi sia questa signora. È tipo la cantante più famosa del mondo al momento. Mi ha accennato qualcosa che l'ha incastrata con un contratto per farla apparire come segno zodiacale nel tuo film autocelebrativo, di cui sei in cerca, di finanziatori. So niente, sto lavorando con ben altre pop star, Sabrina Salerno in particolar modo, che sicuramente è più rilevante. Torlino, cosa dico a Taylor Swift allora? Devi accettare il contratto 2 in cui si richiede il duetto con Torlino e che venga lanciato nella hit parade. Io non ho parole. Torlino, occupatene tu. Su, Torlino, non essere il solito rompino. Mettiti piuttosto qui sugli spalti, che col tuo couture e la tua autostima potrai fornire un po' di glitter a queste trescine e questi trescini afflitti dal trasciamore. Soprattutto oggi, perché oggi è martedì, il che significa fuma Cupido risolve, ovvero l'unica rubrica a colpi di si subdolo, subdola, bacialo, baciala, lascialo, lasciala, risolve tutti i vostri problemi trasciamorosi in poche semplici mosse. Per partecipare al Fuma Cupido è molto semplice: mail è solo mail, no direct, no Instagram, no Twitter, no consulti privati. Mail come nel 95 con l'oggetto Fuma Cupido. Fuma Cupido è poi l'oggetto da utilizzare in caso di questioni già risolte o di questioni analoghe a quelle che abbiamo già risolto, ma di cui avete seguito i consigli. Nickname trasciamoroso prenatalmato, ma non troppo lunghe, puntate alla sintesi della questione e puntate su problemi originali, mediosi divertenti, ma che non abbiamo mai affrontato. Oppure, comunque, un po' di divertimento ci vuole, anche se il Fuma Cupido talvolta stringe l'intensità. Pazienza, mi arrivano tantissime mail, io rispondo a tutti, ma con i miei tempi e pescando a caso, quindi io recupero anche quelle del 2003, anche se il Fuma Cupido ancora non esisteva. Credo di aver detto tutte le regole, nel caso fosse stata qualcuno ormai le sapete a memoria, direi che possiamo dunque iniziare, quindi iniziamo! E iniziamo subito da Queen Branagh, Branna! E confido in una tua risposta tempestiva, dato che sto impazzendo. Questa è una mail molto vecchia. Sono in quarta liceo e sono infatuata di mio compagno di classe da settembre. Lui è la mia versione maschile, più alta e più idiota. E questo mi piace da morire, però, che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ci ho provato con lui in maniera alquanto sottile e non ha recepito il messaggio. Più indicatori mi hanno suggerito che forse non gli piaccio e ho deciso di co lasciar correre il tutto. Così mi sono allontanata da lui e non gli ho più parlato, e nemmeno lui, ma sai com'è, sta con il suo gruppo e io col mio. Ma dopo mesi ho finalmente deciso di andare un mesetto in palestra per ridarmi la carica, conoscere gente nuova. E sono stata oggi ad iscrivermi. Indovina chi ho incrociato uscendo? Stavo morendo, giuro. Ora so che ho una chance lontano dai banchi scolastici, anche solo di entrare amici, dato che è il mio tipo di amico. Quindi mi serve qualche fase di aggancio, dato che se è con lui non attacca il mio stile. Ehi, vai in palestra, dimmi che orari hai, così so che fascia oraria saltare, occhiolino. Ecco, magari, però vabbè, è simpatica. Inoltre, una cosa più seria, ho lasciato perdere anche lui, anche perché so che la sua famiglia è facoltosa e io ho origini straniere, nonostante io vada fiera di ciò che è della mia variopinta stirpe di persone modeste. So che è sbagliato, ma mi sento un po' a disagio per quanto riguarda l'approccio iniziale con lui e con gli altri. Tu che faresti? Allora, per quanto... innanzitutto un bacione a te, carissima. Sulla seconda domanda, non... vivendola sulla mia pelle, non so quali possano essere eventualmente delle problematiche legate all'ansia alla prestazione per paura del pregiudizio altrui. L'ho formulata male, scusami. Allora, quello che è, tu sei straniera. E hai paura, da quel che ho capito, che eventualmente la sua famiglia possa avere dei pregiudizi su di te in quanto straniera? Questo è quello che ho capito. Però, io non avendo vissuto sulla tua pelle questo tipo di ansia da prestazione, questa paura del pregiudizio che per me potrebbe essere maggiormente fondata se tu conoscessi
i suoi genitori e sapessi che loro sono razzisti, allora in quel caso posso capire. Però qua, secondo me, ti stai un po' facendo dei castelli in aria sulla seconda parte, nel senso che se tu hai già avuto a che fare con lui, è vero che poi vi siete un po' persi, però comunque. Se lui, la cosa per me importante è che se dovesse funzionare tu devi piacere a lui, cioè nel senso che vi piacete voi due. Poi le famiglie possono anche mettersi in mezzo per cose che non riguardano l'etnia, può anche essere banalmente che vogliono altre. Vorrebbero per il figlio altre cose, ma comunque queste cose succedono per 1200 motivi diversi. Allora, se la sua famiglia ha pregiudizi su di te per la tua etnia, per il fatto che sei straniera, vuol dire che sono obiettivamente che hanno molto da imparare da stare nel mondo. Però comunque, per quanto che posso capire possa essere un problema nel caso in cui fosse vero. Però ti riguarda al momento fino a un certo punto, nel senso che io non farei degli step successivi quando non sei ancora arrivata al primo, insomma, e soprattutto non vedo perché, pur essendo lui ricco, debba esserci per forza la connessione come famiglia ricca, quindi sono razzisti. Perché sei di umili origini, oltre che essere straniera, sei di umili origini. Immagino che sia questo il collegamento, però secondo me, prima di tutto, innanzitutto non si sceglie una persona perché hai soldi oppure no, perché sennò vuol dire che non è amore vero, sinceramente. Però comunque in primo luogo, secondo me, dovrebbe, se nasce qualcosa, dovrebbe nascere tra voi due. Poi i drammi familiari, più o meno, ce li hanno tutti, ce li hanno avuti tutti, chi più chi meno. Sono cose che si possono gestire, sinceramente. Secondo me la cosa più importante è che non dovrebbe bloccarti è se pensi che ci possano essere delle chance, lavorare sulla conoscenza con lui. E questa paranoia legata alla sua famiglia, dove tra l'altro non hai delle prove certe, cioè sai solo che sono ricchi, posso capire il sentirsi un po' a disagio quando hai una persona molto ricca davanti, che sembra un po' un unicorno. E tu vivi una vita normale come le persone normali, e allora ti senti in difetto. Però questo ragazzo, per quanto sia ricco, cioè se sia una persona comunque, nel senso il fatto che qualcuno di noi sia ricco, qualcuno sia povero, per carità, ok, però questo non determina la qualità, quello che hai non determina la qualità della persona che sei, cioè sinceramente. Quindi il fatto che lui abbia tre piscine non vuol dire che sia per forza un superficialotto e che la sua famiglia non sia per forza piena di pregiudizi. Cioè, non, magari si frequenta determinati ambienti per ricchi, snob, però non vuol dire che loro, in quanto ricchi, siano per forza con dei pregiudizi. Io eviterei di farmi prendere la smania dalle paranoie. Soprattutto perché non hai certezze da questo punto di vista, e secondo me la cosa più importante è prima conoscerlo. Per quanto tu lo conosca già, quindi sinceramente, tra l'altro, la frase d'aggancio io andrei mega easy, perché comunque lui sa chi sei, credo, quello che ho capito. Cioè, vi siete un attimo parlate. Per me la frase d'aggancio può essere un anche tu qui? Buongiorno. Cioè. Non starei neanche troppo a pensarci. E poi agganci con come va? Tutto bene? Ok. Anche se ci sono stati degli screzi in passato, comunque è simpatico il fatto che vi troviate nella stessa palestra, sinceramente. E non farti prendere troppo dalla smania di accelerare le cose. Secondo me devi costruirla pian piano. E poi tu gli hai dato dei segnali, secondo me lui non li ha recepiti. E eventualmente, se occorre essere più espliciti pian piano per fargli capire che sei interessata, si può provare. Però al momento stai un po' ripartendo da zero perché vi siete un po' separati. Quindi io attaccherei con anche tu qui, questo dovresti fare. Easy e non farti prendere paranoie assurde sul background della sua famiglia che al momento ti interessa relativamente. Questo è il mio consiglio, matrescine e trescini in ascolto, scatenatevi nei commenti perché sapete a volte essere più subdoli di me.
Carissima Queen Bronag, ti mando un bacio, fammi sapere come va, aspetto i tuoi aggiornamenti. Mua. Ciao ciao. Ma ora veniamo alla seconda mail che proviene da... Oddio, chi sei? Ti chiamerò Rotellina, perché mi ricordo che avevi un nickname con le caramelle, ma solo nell'oggetto me l'avevi messo. Mi sono innamorata di Girello Motta, adoro. Vorrei capire se secondo te prova qualcosa per me, e in caso affermativo consigli su come approcciare. Spesso tende a stare a fianco a me cercando una sorta di contatto spalla a spalla. Generalmente si comporta molto affettuosamente e quando non partecipa alle uscite di gruppo sembra un po' triste. Come fai a saperlo? Te l'avranno detto? Ci scambiamo sguardi, battutine e ci capiamo al volo. Ma allora fatti avanti! Una volta rimasti soli, lui mi ha carezzato la guancia. Ma hai bisogno che te lo scriva con l'SOS? La situazione però non si è sviluppata per l'arrivo di alcuni amici. Chiedigli di uscire in privato! Quando ci sono orsetto aribo rosso e verde nelle vicinanze, Girello diventa un'altra persona. Deve fare il maschio alfa, cerca di evitarmi e lancia sguardi sui fondoschiena delle passanti. Che pirla che è. Secondo te solo perché vuole provocarmi? Secondo me perché è in compagnia degli amici e vuole farsi vedere parte del branco. Io mi illudo come la protagonista scema di una fanfiction? Adoro te il tuo canale, carissima. Prova a uscirci da sola. Cioè, io farei proprio la mossa del tipo, senti, usciamo assieme, punto. Proprio schietta, diretta, mettilo all'angolo. Lui che vuole fare il capobranco, eh no, devi prendere tu la situazione in mano e ribaltare come un calzino. E se ti dice di no, hai avuto la tua risposta, e allora, aloha, ciao, hasta luego. Però, comunque, secondo me, gli piaci, dai, cioè, hai bisogno dell'SOS, dai, e la carezzina, e il guancia a guancia. Poi, per carità, a volte può succedere che ci facciamo dei film mentali su cose che ingigantiamo, ma se uno ti accarezza la guancia non è perché è tuo amico, secondo me. Quindi, prova a chiedergli di uscire da sola. E durante questa uscita, secondo me, la scoccata del ma quando ci sono i tuoi amici, però fai il furbetto. Non lo so, una cosa del genere. Io lo farei un attimo intimidire, dire sinceramente, con grazia, con eleganza, però comunque farei una mossa un po' sfacciata. Mossa non dico sfacciata, però comunque diretta, gli chiederei di uscire da soli, sinceramente. Perché, e se va bene l'appuntamento, gli chiederei, ma quando sei con i tuoi amici fa un po' così, il birichino, ecco. Così, ecco. Boh, me la metterei così, sinceramente. Oppure puoi uscirci e se va bene cerca di capire un po' da che pesci puoi pigliare e quando sei uscita con lui, siccome hai tolto un po' l'aura di incertezza, puoi anche osservare meglio come si comporta con i suoi amici e chiedergli direttamente, senti però, quando ci sono i tuoi amici, sinceramente, puoi anche cagarmi ogni tanto o presentarmi a loro. Io farei una prima mossa un po' diretta, lui piace, ma evidentemente vuole sentirsi parte del branco. Questo è il mio consiglio, ma trescini e trescini, fatemi sapere anche voi che ne pensate. Carissima Rotellina, ti mando un bacio, fammi sapere come va, aspetto i tuoi aggiornamenti. Ciao ciao. E ora arriviamo all'ultima mail che proviene da TrankyFunky01 con dilemma trash amoroso. All'inizio dell'anno scolastico ho conosciuto Mattarello 00, ragazzo con cui sono andata subito d'accordo. Per un periodo si è sentito con la mia amica Chicchina e dopo che le cose sono andate male tra loro abbiamo cominciato a legare di più, fino a che io non ho capito di provare interesse per lui. Il problema è che lui mi manda messaggi contrastanti, mi scrive per primo e poi sparisce. Oh. Poi mi parla di Chicchina con risentimento, poi cerca il contatto fisico con me. Se lo cerco non risponde e quando ci rivediamo dopo tanto mi abbraccia dicendomi quanto gli sono mancata. Io non capisco dove voglio andare a parare perché ho notato quanto sia amichevole con tutti, quindi non capisco se c'è interesse vero oppure no. Non vorrei che mi vedesse come un'amica e soprattutto non vorrei che lui pensasse ancora a Chicchina. Cosa posso fare perché questa situazione prenda una svolta? Dovrei buttarmi con lui oppure lasciar perdere per paura di aver interpretato male la nostra situazione? Un abbraccio e grazie per la risposta. Difficile questa domanda, questa mail. Secondo me lui è scottato da Chicchina, quindi non farei prime mosse così dirette come la ragazza della precedente mail, per il fatto che si capisce lontano un miglio che lui... Cos'è successo tra lui e Chicchina? Informaci, perché secondo me palesemente
A lui piaceva lei ed evidentemente non è andata come lui voleva, come lui si aspettava che andasse, e quindi ce l'ha un po' qua la storia con Checchina. E allora, sapendo che tu sei sua amica, cerca contatto con te, in un certo senso. Non mi piace tanto l'atteggiamento di questo ragazzo, perché scrive, scompare, sparisce, secondo me ha dei dilemmi irrisolti, e quindi secondo me quello che puoi fare, paradossalmente, vedere se funziona, è staccarti un pochettino, non farti vedere sempre disponibile, perché il rischio con questo tipo di persone è farsi vedere alla mercé, sempre disponibili quando ti cercano, sempre lì disposte a scrivere. Secondo me ogni tanto lo puoi spiazzare con una guarda, c'ho i compiti da fare, sinceramente non ho tempo. Ci sentiamo un'altra volta, ciao. Senza essere scazzata, perché sennò dai l'idea che ce l'hai con lui. Invece secondo me devi dare l'idea che anche tu c'hai la tua vita. Potresti fare un po' la preziosa da questo punto di vista, esserci e non esserci, esattamente come fa lui. Ogni tanto gli rispondi, altre volte hai da fare. Così capisce che non è l'unica persona ad avere le sue libertà. Il mio timore, e questo lo puoi studiare un po' andando avanti nel sondare il terreno, è che lui possa essere interessato ancora a Chicchina e a questa cosa irrisolta che gli sta un po' qua. Però studia la situazione, secondo me non farti vedere sempre la mercé sua, ma fatti desiderare un pochino, così capisci anche se cosa vuole da te questo ragazzo. Non fare mosse avventate per il momento, studia bene la situazione. Questo è il mio consiglio, ma trascini e trascini, fatevi sapere anche voi che ne pensate. Carissima, io ti mando un bacio, non vedo l'ora di sapere altri tuoi aggiornamenti. Mua! Ciao ciao! E ora Torlino, per oggi abbiamo terminato. Stanchi, esausti, sfatti, fa ancora caldo nonostante sia settembre. Ah! Vabbè, detto ciò, io e Torlino vi salutiamo. Vi mandiamo un grande bacio, densi di criptonite del trash amore, per augurarvi di sfuggire dai rovi del trash amore. Addentratevi invece nella vallata sfavillante e glitterosa della subdolaggine. Con questo augurio, io e Torlino vi salutiamo. Vi aspettiamo al prossimo video. Vi mandiamo un grande bacio. E vi ricordiamo, come sempre, di essere